altro, professore, potrei elencargli io tutti questi progetti che so, i prototipi come il Borsa Verticale di Milano che stanno venendo riproposti anche in Cina, però sono tantissimi, quindi lascio parlare lei. Quali sono in questo momento i progetti in corso che avete in Cina? Perché sono veramente tanti. Grazie. Noi abbiamo aperto uno studio in Cina grazie a un progetto importante che è la ristrutturazione e recupero della borsa di Shanghai. Sì, è vero. La Questo ristrutturazione della borsa di Shanghai. è stato un segnale del fatto che in Cina si comincia ad avere una grande attenzione al patrimonio storico che fino a 10-15 anni fa era di fatto non guardato con sufficiente E purtroppo molti attenzione. danni sono stati già fatti. Sono stati fatti, però la Cina è grande e le città sono migliaia e quindi c'è moltissimo da fare. La cultura italiana, la cultura europea sull'attenzione storica al recupero ha un ruolo ancora importante, per cui da lì siamo partiti anche con l'idea di costruire una società con partner cinesi, Fu Maxu è il direttore, il mio partner, Sì, anche infatti. con... e poi da lì in poi abbiamo cominciato a trasformare la nostra presenza, che prima era una presenza, come dire, mobile, poco radicata, era una presenza che oggi ha una struttura importante con 6 cantieri attivi, forse più importante quello di Nanchino, di Nanjing, dove è in costruzione, diciamo, il secondo esempio di bosco verticale. Quindi per la Lei Cina. ha anche curato SUSAS 2017, no? La Biennale Internazionale a Sì, Shanghai. stiamo proprio Quante provvedendo. volte va in Cina all'anno? Parecchie, 5, vero? Perché ha 6, tantissimi progetti aperti. sì, beh, io ho lo studio lì di fatto, quindi Milano e Shanghai abbiamo adesso un continuo scambio di consulenze, informazioni, diciamo, la Cina è diventata, e Shanghai è diventata la mia seconda città, quindi a tutti i livelli. Ottimo, complimenti, non le mancherà il lavoro nei prossimi anni, però. Grazie mille. Complimenti, grazie.